Panico nella nuova Forza Italia, colpa di una presunta lista nera, quella dei nomi che Berlusconi vorrebbe fuori dalle TV. E che crescono, che no, io non devo imparare da Berlusconi. Io mi vergogno di imparare da Berlusconi. Godere e le donne con Travaglio, non lo so. Ormai è un gioco della parte. E posso assicurare che non avrà mai modo di verificarlo. Ho il diritto di chiamarlo delinquente. Vi immaginate la fedelissima super falchessa bandita dal piccolo schermo per volontà del cavaliere? Ci sarebbe anche lei, secondo Repubblica, tra i volti che Berlusconi vorrebbe vedere il meno possibile nei talk show e nei TG. Prima di parlare anche di me, se è possibile, allora io le dico, ma il processo, scusi, io sono lesbica, purtroppo. Le posso fare una confessione? Non ci crediamo! Io mantengo due donne che non lavorano per me, che sono in difficoltà e tutti i mesi gli pago l'equivalente di uno stipendio. Che cosa sono? Bocciati anche Alessandra Mussolini, Maurizio Gasparri, Michela Biancofiore, Laura Ravetto e persino l'astro nascente Lara Comi. Per lei rottamazione a tempo di record. Mi permetta, ma quella persona che è andata nello scantinato, nel momento in cui c'era l'alluvione, ma le sembra il caso? Qui manca un'educazione. Cara mia, quanti gliene vorrei presentare? Maschi attempati. Ci fa qualche nome? Di ruffiani. Beh, primo fra tutti Alfano. Oh, adesso sarà di me, lo faranno decadere con le lacrime, con i fazzoloni, noi eravamo basiti. Alfano ha pianto. È insopportabile. Mi fa fare le domande. È insopportabile lei che offende le persone. Ricca Battista. Con me è piena di soldi. Beata lei. Paghi un po' di tasse Battista. In più. Che non ha manco pagato forse tutte le tasse. Da perché non mi faccio prendere in giro da questa trasmissione? Neanche sono in collegamento. Neanche noi. Lei è querelato e io vi saluto. Un po' di senso fiume. Un vuoto minaccia i salotti televisivi e non è la fedeltà in questione. L'obiettivo sarebbe fare fuori i personaggi percepiti come aggressivi. Ma quale lista nera? Smentisce la responsabile comunicazione Deborah Bergamini. Ma con i bocciati escono fuori anche i nomi dei promossi, volti capaci di catturare i moderati. Loro sì che funzionerebbero.